Ciao a tutti, sono Fox e benvenuti, bentornati in questo settimo episodio della carriera allenatore con Lecce. Lo scorso episodio è stato stratosferico, fenomenale, bellissimo perché abbiamo vinto tutte e due le partite e una era contro la Juve in rimonta. Oggi però dovremo affrontare altre due partite che non saranno molto semplici. La prima contro il Sassuolo che si trova dietro di noi di qualche posizione ma che potrà farci avvicinare in qualche modo alla zona Europa, che non è quello a cui puntiamo, ma che potrebbe diventare un sogno in poco tempo, come è successo al Verona nella vita reale. E la seconda partita sarà molto simile a quella che abbiamo giocato contro la Juve, perché dovremo affrontare la Lazio, che sappiamo benissimo essere una squadra che gioca benissimo a calcio e che sa segnare quando gli serve, ma non avendo impegni molto vicini a quella partita, o subito dopo o subito prima, potremmo giocare con i nostri titolari dando il nostro meglio. La stanchezza della scorsa partita ha un po' colpito i nostri giocatori, infatti preferisco preservare gente come Rodrigo Fernandes e probabilmente Falco, che è il più stanco, mentre la Padula se la può cavare lo stesso. E devo dire che Farias mi sta piacendo veramente tantissimo da trequartista, perché con la sua agilità si riesce a muovere bene tra le linee. Preferisco lui piuttosto che Sapunara o Shakov, che sono un po' più fisici e possono darci una mano anche un po' più arretrato. Quindi questa sarà la formazione con cui andremo ad affrontare il Sassuolo. L'unico che mi preoccupa un po' è Mancosu, ma non penso di poter fare a meno di lui in questo momento, visto che sta dando del suo meglio. Benvenuti a tutti ragazzi e ragazze al Via del Mare di Lecce, dove si affronteranno Lecce e Sassuolo per questa undicesima giornata del campionato di Serie A Team. Un Lecce che è in uno stato di forma invidiabile, che andrà ad affrontare un Sassuolo che sta un po' faticando a trovare il suo stato di grazia con cui risalire la classifica e trovare una salvezza molto agevole. Quindi andremo subito a giocare la partita cercando di fare il miglior risultato possibile. Ritmi altissimi di gioco ma poche conclusioni. Ancora la Padula, va da Musel che tiene palla. Attenzione alla Padula, vede lo scatto di nuovo dal tedesco. Musel col destro consigli, respinge. Antonio, lungo per Araslin, di testa, riesce a fare la sponda per Magnanelli, largo, buon gesto atletico. Obiang prova a liberarsi di Gertruida, che chiude benissimo, ma perde un bruttissimo pallone. Juricic se ne va, giro! Vigo, Rito respinge in angolo, grande occasione anche per il Sassuolo. Ora Juricic, cerca una giocata, riesce a saltare il suo avversario, ancora Juricic, in dribbling, dentro l'area, pallone per Magnanelli, al limite Vigo, Rito blocca. Attenzione a Mancosu, si è spostata la linea, si è spostata la linea, ma consigli, riesce a prenderla. Si era spostato anche il pallone, tantissimo, grande punizione. Pensavo uscisse di tanto. Pallone in mezzo, cercare la Padula, ma consigli anticipa. Pallone ancora buono. Farias deve metterlo subito in rovesciata, brutta palla. Finisce qua il primo tempo, stiamo pareggiando 0-0. Abbiamo avuto due occasioni e Sassuolo una. Questa è una partita molto chiusa che si sta giocando specialmente a centrocampo. Caputo non ha ancora tirato ed è molto positivo per noi perché ultimamente ho visto che sta segnando sempre la media di un gol a partita. Ancora Barak perde palla, contrasta di nuovo Magnanelli, ma non riusciamo a strappare il pallone a quelli del Sassuolo. Con Berardi, neoentrato che corre sulla destra, torna da Tolian, ancora per Berardi, Magnanelli poi c'è un buco centrale, deve andare in chiusura Brandon Williams e Caputo! Come ho detto all'intervallo, non aveva ancora tirato, primo tiro e gol. Vigorito poteva far molto meglio, abbiamo bisogno di un portiere, abbiamo necessità. Poi Caputo servito malissimo, Brandon Williams, Farias però perde un bruttissimo pallone, Berardi in zona tiro, serve lì vicino Juricic col destro. 1-2 terrificante del Sassuolo, 2-0 per loro e noi ci troviamo veramente in difficoltà perché non riusciamo più ad uscire, ci sono brutti movimenti, penso che dovremmo fare tutti i cambi adesso. Ancora Berardi sulla fascia, corre sempre incontenibile Berardi all'indietro per Magnanelli, chiuso da Kumbulla. Ora attenzione a Berardi, trovato liberissimo, Shakov deve recuperare su di lui, ancora Berardi, corre sulla fascia. Berardi, sempre infermabile, e Araslin segna il 3-0 sul primo palo, nessuno ha seguito l'esterno sinistro che ha tagliato molto molto bene. E andiamo a perdere questa partita in un modo che non ci sta. Ora Gertruida trova la Padula che vede in profondità Rodrigo Fernandes. Vogliamo almeno il gol della bandiera. Rodrigo Fernandes la mette per Falco, traversa da 2 metri. E poi anticipato. Taxidis però arriva bene sul pallone. Torna all'indietro, fallo su Shakov.
Ancora Taxidis si libera, trova Falco che si gira molto bene e calcia malissimo. Finisce qua, perdiamo 3-0 contro Sassuolo, una bruttissima sconfitta, inaspettata visto il momento di forma che stavamo percorrendo. Diciamo che ha giocato veramente bene Sassuolo, era una partita quasi alla pari, poi Caputo ha segnato il primo gol e Berardi è entrato salendo subito in cattedra, quindi poco potevamo. Dispiace, ma è così quando sei una squadra che lotta per salvarsi. Cosa non ha funzionato oggi? Conta su di me. Ci eravamo preparati bene. Quando ti trovi a dover recuperare due gol tutto si complica. Ok. Cos'è che non ha funzionato? Hanno meritato di vincere, questo è vero. Hanno sfruttato bene le occasioni che hanno avuto. Berardi è entrato. E diciamo che è un ottimo giocatore. Ringraziamo il Se non fosse entrato probabilmente saremmo anche riusciti a pareggiare questa partita. Musial però ultimamente non mi sta piacendo, sta giocando quasi come se non fosse quello che di quando è arrivato. E Sassuolo ci ha recuperato giustamente. Siamo ormai a metà novembre, dovremmo andare a giocare all'Olimpico. Sono tutti recuperati molto bene. E penso che Rodrigo Fernandes tornerà tra i titolari. Sto pensando seriamente di sostituire Musial e di mettere probabilmente Farias. Benvenuti a tutti ragazzi e ragazze all'Olimpico, dove si affronteranno Lazio e Lecce per questa 12ª giornata del campionato di Serie A Team. Una partita difficilissima, vista la Lazio che cerca disperatamente la vetta della classifica il prima possibile, con un Milan che però non vuole cedere e continua a vincere le sue partite. Il Lecce viene da una brutta sconfitta contro il Sassuolo, ma da due buoni risultati, quindi loro vogliono credere sia solo un incidente di percorso e che continueranno a giocare bene, cercando di portarsi a casa un buon pareggio in questa partita. Vigorito, largo da Brandon Williams, che cerca un passaggio, lo trova in Falco che si appoggia subito, poi Mancosu con la punta per Diego Farias. Farias scrolla e passaggio per la Padula, che riesce a passare su Patrick, ancora la Padula col destro, pallone che probabilmente sarebbe uscito. Stracoscia per sicurezza lo mette in angolo, prima occasione per noi. Però Gertruida gli restituisce palla, bruttissimo errore, attenzione a Johnny! Vigorito deve metterci il manone. Poi Brandon Williams non allontana, c'è Lazzari che prova a saltarlo, ce la fa di netto. Ancora Lazzari di là, Gertruida un rimpallo, Vigorito riesce a bloccarla, mamma mia! Ora Mancosu trovato benissimo, cerca in verticale Farias che è più veloce dei difensori della Lazio. Ancora Farias, Farias, Farias davanti alla stracoscia! Farias! Il contropiede del Lecce, micidiale, fulmineo, non se l'aspettavano, grandissima verticale di Mancosu. Farias era molto indeciso se servirla dall'altra parte alla Padula per un gol più sicuro, ma ha deciso di andare a tu per tu con Stracoscia, a segnare in diagonale. Gran gol, andiamo subito però con la testa come se non avessimo mai segnato. Gertruida, passaggio orribile che Meccariello deve gestire. Attenzione perché lo gestisce malissimo due volte. Attenzione, Ilicic davanti a Vigorito. È colpa mia? Potrebbe essere. È colpa dei miei giocatori che non fanno un passaggio decente? Molto probabile. Io mi fido troppo di loro? Sicuro. Finisce qua il primo tempo, stiamo pareggiando 1-1 con la Lazio. Al contrario di come era andata con la Juve, qua gli abbiamo regalato un bruttissimo gol. Non ci meriteremmo di essere in questo risultato perché li stiamo costringendo a inventarsi cose che non esistono. Stiamo contenendo benissimo i loro attacchi. Molto sfortunati e io molto stupido. Murato bene dall'ex City United. Attenzione a Kumbulla che perde un pallone velenoso al limite. Poi Immobile, Immobile dentro l'area. Vigorito esce. E qua Immobile poteva fare il gol che ha fatto contro, non mi ricordo chi era, forse la Spal. È andata bene. Poi Immobile ancora la verticale per Ilicic, palo gol. Da lì seriamente. Rischiamo di fare due sconfitte di fila dopo le due vittorie dello scorso episodio, ma questo gol è incredibilmente insensato. Un palo interno da lì, con la palla che poi entra. È fuori luogo. Ora Immobile trova una grande palla per Milinkovic, che la mette in mezzo Immobile, forse era Ilicic, se lo mangia, mezzo mangia. Lucas Leiva allarga, sempre liberissimo Lazzari, Brandon Williams non si allarga mai, Ilicic. Trovare un gol così mi sarebbe per favore Vigorito, ecco.
Ora Barak, prova a scattare, ancora Barak, vede lo scatto di La Padula, lo può servire in profondità, La Padula, stanchissimo ma se ne va, La Padula, col mancino, potevo passare la pari a stracoscia, fa un miracolo, La Padula esce dopo questo errore, mancoso, cerca in mezzo all'area, Taxidis, di testa, Taxidis ha penetrato, l'assist di mancoso, 2-2, troviamo il pareggio a 10 minuti dalla fine. Un pareggio che non mi aspettavo, ero già pronto a sclerare io a fine partita perché non ha senso tutto quello che è successo in questa partita. Però dobbiamo essere felici di del risultato che stiamo ottenendo. Ora però difendiamoci, il pareggio mi va bene, mi va benissimo. Finisce qua, ci siamo mangiati forse un paio di gol, però sono felice di trovare il primo pareggio in stagione contro una Lazio che non ci ha fatto fare assolutamente niente. La lamentela la farò lo stesso, perché questa partita eravamo in controllo. Io ho sbagliato tanti passaggi, ho sbagliato tanto in cui potevo gestire, e siamo finiti col trovarci sotto in una situazione molto difficile, considerando che noi siamo gli sfavoriti contro 15 delle 20 squadre che ci sono qua. Siamo sfavoriti anche contro noi stessi molte volte. Ma questa Lazio era ingiocabile, non perché giocasse veramente bene, cosa che faceva, con i lanci lunghi a noi destabilizzano molto, invece i fraseggi in mezzo al campo ci sono molto utili nel recupero della palla. Il problema era che anche se avesse solo fraseggiato la Lazio, noi non riuscivamo a recuperare palla, perché un passaggio noi lo intercettiamo, ma il nostro giocatore se la allunga di 10 km preciso sui piedi di un altro della Lazio, non un altro nostro. Questa cosa ci ha sfavorito tanto, però era una giornata no, infatti anche le statistiche dicono che non riuscivamo ad attaccare. Mancoso penso abbia fatto tutti e due gli assist, sì, li ha fatti tutti e due. Andiamo all'intervista, è un buonissimo risultato. Ok, Farias non segnava da tanto, potrebbe essere una svolta, giocare bene da fiducia. Pensavo di ottenere un punto oggi? Sì, mi aspettavo, almeno un punto io me lo aspettavo. Quando hanno fatto il 2-1 ho detto no, non ce la facciamo. Il risultato la soddisfa? Non mi piace accontentarmi, potrebbe togliere tanto ai nostri giocatori. Però non credo nelle etichette favoriti e sfavoriti. Era l'ultima domanda. Perché FIFA. Nella realtà invece non mi aspetto. Cioè, esempio, iniziamo una partita del Brescia. Fischio d'inizio, passaggio magari nostro o degli avversari. Non mi aspetto niente, ma sono già deluso. Taxidis comunque sta diventando il nostro top player, ci sta dando una grossissima mano. E questo non me l'aspettavo sinceramente, mi aspettavo che fosse un giocatore molto più da panchina e poi ti vendo appena posso. Invece ha segnato il gol della vittoria contro la Juve e il gol del pareggio contro la Lazio. È la Mazza Big. Ho trovato il titolo dell'episodio, Taxidis è la Mazza Big. Voglio dare un'occhiata alla classifica col Brescia che ne ha vinta una. Contro chi? Oh, il Milan ne ha prese 3 dalla Juve. Brescia ne ha presi 4 dal Toro. Ha battuto il Verona. Buono, buono. Almeno un derby lo vinciamo. Quindi le ultime hanno tutte 4 punti e la Spal ne ha 8. E la prima in classifica adesso è... Allora, il Milan in un episodio da primo è arrivato quinto. La Juve prima, insieme alla Lazio. Poi c'è l'Inter. Vediamo il prossimo episodio cosa ci aspetta e poi... vi lascio la linea. Ok, molto interessante quello che vediamo, perché c'è la partita col Cagliari e quella con la Fiorentina, tutte e due che possiamo gestire e dobbiamo stare molto attenti. L'episodio successivo ci vedrà affrontare il Genoa, squadra battibilissima, e il Brescia che mi dispiace ma dovremmo devastare, al contrario di come è successo nella realtà. Almeno una cosa buona quell'anno è andata, cioè l'anno scorso è andata. E tra due episodi, tra tre episodi in realtà, avremo Benevento in Coppa e il Bologna. Dopodiché inizierà il calciomercato. Io ho già un paio di idee su come muovermi, visto che mi avete consigliato tanta gente. Però se volete continuare a consigliarmi giocatori che vi vengono in mente in ogni ruolo, io ne sarò felice. Ora invece l'unica cosa che mi potrebbe rendere felice è vedere tanti like, perché so che questo episodio vi è piaciuto nonostante abbiamo conquistato un punto in due partite. In questo caso vi invito a mettere mi piace, commentare e iscrivervi come al solito. Noi ci vediamo al prossimo video, ciao a tutti!